Quali sono alcune questioni aperte, un po' più di dettaglio, su cui abbiamo sollecitazioni da parte delle autorità di gestione, dei GAL, dello stesso Ministero? Una di quelle su cui abbiamo ragionato un po' più a lungo ultimamente riguarda le relazioni di anticipazione GAL. Sapete, adesso c'è la possibilità di erogare fino al 50%, comunque il regolamento diceva che sulle misure relative agli investimenti era possibile erogare l'anticipo fino al 20%. Ora, questo significa cosa? Significa che questo 20% che viene liquidato al richiedente rappresenta in qualche modo una spesa che può essere considerata tale anche ai fini degli obiettivi del disimpegno automatico. Quindi non significa che le regioni non possono erogare un anticipo anche del 60-70%, significa soltanto che la Commissione riconosce fino al 20%, ma solo fino al sono relativamente alle misure che riguardano gli investimenti. Detto questo, l'anno scorso è stato approvato un regolamento che ha fatto una piccola modifica alla 1974 e dice: per quanto riguarda le spese, anche le spese di funzionamento dei GAL possono ricevere questa anticipazione. Quindi non tutta la 431, ma solo quella componente che problema alcune regioni, l'Emilia Romagna, non hanno definito quanto c'è di animazione, acquisizione di competenze e quanto di funzionamento. 431, tutto, e si possono fare tutte queste cose, ma senza individuare delle quote finanziarie per queste due cose. E ovviamente nel momento in cui si sono trovati a dover erogare le anticipazioni l'hanno fatto su tutto l'importo della 421, no? questo 20%. Problemi perché la Commissione dice no, non puoi farlo. E così altre regioni sono state in qualche modo costrette a fare una distinzione tra quanto va all'animazione e quanto al funzionamento. La regione Emilia Romagna, secondo me, bene ha fatto, non lo faccio, quindi è erogato tranquillamente, cioè sarà tutto funzionante. Altro problema, intanto dubbi sugli investimenti materiali, perché il regolamento dice investimenti, punto, e gli organismi pagatori nella stragrande maggioranza intendono investimenti solo gli investimenti materiali. Naturalmente non sanno che esiste anche una codifica degli investimenti a carattere immateriale, sia la disciplina civilistica sia fiscale in Italia con tutti gli altri stati membri, e infatti alcune regioni consentono l'erogazione dell'anticipazione anche sulle misure immateriali, ma questo non trova l'accordo del loro organismo pagatore, il che significa che ci saranno grossi problemi. Vi chiederò di monitorare queste vicende. Difficoltà sulle spese di natura corrente. Investimenti è una cosa, spese di natura corrente sono altre. Allora il regolamento parla di investimenti, ma lasciamo perdere che ci siano almeno quelli immateriali. La misura 421, le misure di formazione, per esempio, le attività, diciamo, a carattere agenzie, no? Chi ce le ha, insomma, delle misure in cui si prevede l'erogazione di contributo per agenzie che erogano poi servizi di assistenza, eccetera. Quindi non sono investimenti, sono spese di natura corrente. Allora queste sicuramente non rientrano nell'ambito del regolamento, eppure il problema c'è, perché per far partire queste iniziative e per poter poi avere il contributo loro devono dimostrare, per ottenere il finanziamento, fatture abitanzate, eccetera, quindi devono dimostrare di aver pagato. Allora, il problema è serio. Ammissibilità IVA, ma no, è un problema molto particolare. In alcune regioni l'IVA sostegno integrale non è ammissibile, in molte, per esempio. Agea sostiene che non è ammissibile quando i GAL, a meno che non siano associazioni e in statuto non abbiano di lucro, non è ammissibile, anche se poi fanno solo azione. Stiamo lavorando con il Ministero per arrivare a un chiarimento sul tema. Sistema informativo, ovviamente tutto questo deve essere in qualche modo supportato da un sistema informativo dove vengono caricate le informazioni di natura finanziaria, programmatica, eccetera, eccetera. Regioni che hanno sistemi informativi
diversi che devo colpire con Cyan e poi devo profilare per ciascun gallo lo stesso sistema. Ovviamente già è difficile immaginare come strutturare il sistema classe 4 e poi farlo per 14, 20, 8 GAL diventa complicato. In molte regioni ancora ci dobbiamo arrivare a questo livello. Sulle semplificazioni, molti chiedono semplificazioni procedurali. Ci sono degli elementi nel regolamento che, come dire, suggeriscono anche delle soluzioni su questo tema, però di fatto noi applichiamo lo stesso tipo di controlli, lo stesso tipo di tutti gli aspetti burocratici di misure che magari finanziano progetti di 300, 400, 500 mila euro anche a progetti che hanno un valore, una dimensione di 5, 6, 10 mila euro. Allora si chiede di, si sta ragionando anche per cercare delle soluzioni che evitino, come diceva prima Carlo, che tutto l'ambaranagna procedurale dei controlli costi più dell'investimento in sé.